definirei eroi, eroi imprenditori e manager che decidono di fare fanno impresa, e fanno impresa in Italia. E condivido con Bonomi anche un altro, un altro punto, che ancora nel nostro Paese c'è radicata la cultura anti-impresa. E credetemi, io nel nostro settore potrei raccontarvi 50 anni di storia, più di mezzo secolo, perché dagli anni 70, 80, 90, 2000 i nostri imprenditori hanno dovuto subire eh, il pregiudizio ideologico. Vorrei continuare ma mi hanno suggerito di non, di non andare. Di non andare di non andare avanti ma si è capito bene comunque, Presidente. però si è capito, sì, capito bene ecco io a questi signori vorrei dire come hanno detto chi mi ha preceduto che oggi noi siamo una delle vere eccellenze del Made in Italy noi dopo anni non facili oggi nel 2022 superiamo i 7 miliardi di fatturato siamo leader nel mondo nei superiotti, nelle unità pneumatiche, negli accessori, nei, nella componentistica. Oggi però siamo anche, abbiamo raggiunto un altro primato. Oggi noi siamo i primi esportatori al mondo per il nostro settore. 88%. 8, 8, 88%. L'imprenditore italiano è vocato a una sostenibilità ambientale che però ovviamente deve andare di pari passo con la sostenibilità economica e sociale, quindi qualcuno dovrebbe prendere esempio dalla nautica prima di imporre vincoli e sacrifici a settori italiani ed europei che invece di averne vantaggio rischiano di tornare indietro rispetto all'innovazione conquistata. Seconda all l'importanza di una consonante. Perché non bisogna da mai dare nulla per scontato. Dieci anni fa, ed eravamo dall'altra parte della barricata, qualcuno pensava di salvare le casse dello Stato tassando le barche. Noi abbiamo sostituito la R con la N. Io penso che sia giusto chiedere un sacrificio alle banche che faranno decine di miliardi di extra profitti, viste le decisioni della Banca Centrale Europea. Ma la scelta passata di tassare il successo, di tassare la bellezza, di tassare l'innovazione è stata una delle scelte economiche più controproducenti della storia italiana degli ultimi anni e io ringrazio il settore che, nonostante tutto e nonostante tutti, è qua e corre e macina utili. Credo che oggi sia emerso questo elemento di novità. L'imprenditore non deve più fare il giro della via cruces fra 7, 8, 10 ministeri. Il CIPOM, il Comitato Interministeriale per le politiche del mare, ha proprio questa funzione di coordinamento e di programmazione. Quindi e fissare un ordine del giorno, un tema sul quale confrontarsi e invitare tutti i ministeri interessati, un po' come avviene con le conferenze di servizio, per decidere in una due eh, sedute. Credo che sia questa la funzione più importante, il governo deve saper ascoltare le imprese, deve evitare inutili perdite di tempo perché un anno per certa burocrazia... Per l'imprenditoria diventa un disastro, un inferno ed è uno degli obiettivi cui stiamo lavorando. Dopodiché è chiaro che la nautica diventa il punto, il fiore all'occhiello, c'è eh, la necessità di neutralizzare qualche criticità, soprattutto sui, sulle materie prime, vorremmo poter essere competitivi anche nella produzione dei motori come lo siamo invece per la cantieristica, la componentistica e gli accessori, dobbiamo lavorare per creare nuovi posti barca, ne mancano tanti eppure c'è grande disponibilità, quindi servono infrastrutture di porto e poi creare i posti barca con una intermodalità che consenta al diportista di poter fruire anche delle aree interne che non stanno certamente in buona salute e la lotta all'abusivismo che in questo comparto è particolarmente fiorente. Insomma c'è tanto lavoro da fare ma intanto godiamoci questa giornata, dicevo oggi Genova è la capitale del mondo idealmente per la nautica, non bisogna sedersi sugli allori perché pungono il sedere, bisogna trovare lo stimolo per lavorare e fare sempre meglio. Credo che quel modello Genova che abbiamo celebrato per il Ponte Morandi abbia funzionato in qualche modo anche nel, nel Salone della Nautica, nella Nautica di cui la Liguria è certamente la capitale, eh, la produzione, il refitting, le marine eh, come, primo, come prima località eh, d'Italia che, che le ospita. Quando io sono arrivato in questa regione, questo quartiere era un quartiere diroccato, l'ente fiero era un quartiere, un ente fallito, Confindustria usciva da anni nel recinto come il generale Caster ha cercato dagli indiani delle tasse, dei manifesti, ho scritto anche i ricchi piangano e tutto quello che c'era piano piano abbiamo cominciato a costruire questo quartiere fieristico si sono riunificate le associazioni di impresa, sono diventate una potenza industriale creativa quelle che sono e il pubblico ha saputo sostenerle io credo che si debba continuare a lavorare così io credo che si debba sempre di più stringere i bulloni di un rapporto tra pubblico e privato che deve essere un rapporto eh, di fiducia Bisogna sostenere le nostre imprese, bisogna, bisogna crederci, le nostre imprese in qualche modo devono sostenere una politica, e lo vorrei sentir dire forte e chiaro da tutti. Ne parlavo prima con il presidente Bonomi, con Saverio non ce n'è bisogno, eh, perché ci sentiamo davvero tutti quanti, con Edoardo, è una, è una piccola comunità che ormai si è stretta. Anche dal mondo dell'impresa deve venire la forza ad aiutare la politica e questo governo a superare quel muro di no che è ancora troppo spesso è, quel recinto di ipocrisia che ancora blocca questo, questo paese. C'è un export che in questo momento, ricordo, 620 miliardi di euro all'anno di, uh, di fatturato in esportazione, uh, questo settore conta 9 miliardi e 3, contando anche le grandi navi, circa 3 miliardi e 3, 3 miliardi e 5 solo il diporto. Di sta, sta avendo comunque un, uh, un momento molto positivo, un 20% in, in più rispetto all'anno scorso, in un contesto invece dell'export che sta leggermente frenando, anzi a, a luglio c'è stata una frenata importante, 7 punti percentuali. Naturalmente, perché sta frenando un po' tutto, tutto, diciamo, tutto il comparto europeo. Abbiamo visto che c'è la Germania che sta rallentando molto, la Cina, parte dell'Asia. Eh, non, non, non è ancora prevedibile perché le bocce non sono più ferme, si muovono molto, c'è una difficile prevedibilità. Certo, che si era stimato una fine del, di questo anno a 670 miliardi di fatturato totale, con 7 punti di aumento. Oggi, dopo i numeri di luglio, siamo a un 2,3 punti percentuali in più rispetto a. All'anno scorso, tendendo così, naturalmente non si va a raggiungere quelle che sono state le previsioni. Speriamo che ci sia un colpo di coda, anche se un po' ci stiamo assestando su questi numeri. Ecco, siete un po' preoccupati: cosa dovrebbe fare se non il governo per cercare di evitare che questo rallentamento peggiori? Ma guardate, questi sono, sono macro fattori, diciamo macroeconomici. Chiediamoci piuttosto se non, se non ci fosse il governo che sta facendo quello che sta facendo, dove saremmo invece? L'Italia è comunque un settore trainante per... rispetto a tutti gli altri paesi? Eh, sì, l'Italia è trainante, eh, ricordiamoci che siamo nell'esportazione collegati anche all'economia estera, abbiamo visto questa Germania in, in forte rallentamento e, e non solo, quindi dobbiamo aspettare i prossimi numeri per capire la direzione dove va. Quest'anno siamo fieri di festeggiare il nostro 60° anno di costruzione di motori fuori bordo, oltre che essere presenti al Salone Nautico dal 1966. Quindi sono 58 anni di presenza al Nautico, 59 per la precisione perché un anno è stato doppio. Abbiamo quest'anno delle nuove imbarcazioni, si chiamano Protagon by Selva, oltre a un restyling dei motori fuori bordo con delle decalcomanie dedicate, tutte in 3D. E alla linea stile, che è una linea di imbarcazioni pneumatiche presentata anche quest'anno, abbiamo cercato di sviluppare nuove imbarcazioni per andare incontro alle esigenze di mercato che negli ultimi anni stanno cambiando abbastanza importantemente. Si stanno portando su design più ricercati, su prue piatte, è un po' una, una rivisitazione delle imbarcazioni, diciamo. Bavaria torna al salone anche quest'anno, presentiamo la novità che è questo C46 dell'architetto Cossutti. Questa barca è una novità italiana, quindi è una premiere italiana, è appena arrivata. Questo appunto è uno dei due prototipi e a breve sarà in distribuzione. È un 46 piedi, molto moderno, appunto studiato da Cossutti in, in maniera easy sailing. Quindi, è una barca molto, molto facile da essere portata. Nuovissime sono le linee, nuovissimi gli spazi. Quindi è una barca molto molto moderna, quindi va forte, ha spazio e anche ottimo rapporto prezzo qualità. Il prezzo standard di questa versione che è la Style, quella più rifinita, è 315-600 esclusiva e le finiture sono molto molto salite, quindi ci siamo.